sul mercato? Innanzitutto, mister, buonasera. Buonasera. Finora, secondo lei, qual è stato il miglior acquisto, al di là di quelli che poi arriveranno, ipotetici top player che arriveranno meno a Milan, Juventus, Inter e quant'altro, in primis? Secondo, in base agli acquisti fatti finora, la Juventus, secondo lei, può essere già competitiva per la prossima Coppa dei Campioni oppure ancora dovrà fare quei 2 o 3 anni di reinserimento in quello che è il panorama internazionale? Ma la Juve ha un grandissimo vantaggio, è una squadra che ha giocatori, cioè deve solo sperare che sempre ripeta la stagione diciamo, attuale, perché è sicuramente Pirlo dipendente, ma questa è una squadra che non ti fa praticamente respirare, è un pressing formidabile, è un ritmo continuo, gli avversari non riescono quasi mai a tirare in porta, si può dire, per cui quella è la loro forza, perdono palla e la riconquistano quasi immediatamente. La Juve di un anno fa, di 2 anni fa, era una squadra che a vederla, no, difendersi faceva pena. Cioè, dopo un calcio d'angolo a favore della Juventus nasceva una palla gol per gli avversari, perché non riuscivano a mettersi in modo tale da fare filtro sulla resistenza e arrivavano dritti su Buffon. In questa ultima stagione questo non è mai successo, perché hanno giocatori, c'è Vidal per esempio che è formidabile, è un giocatore che ti mangia le caviglie oltre che fare gol, quindi sempre vicino alla palla, è un uomo in più, e quindi loro sono già fortissimi così. Secondo me Giovinco è un giocatore formidabile, penso che debba solo avere bisogno di fiducia, deve sentire la fiducia del giocatore e non diciamo sperare di giocare ogni tanto. Questo è un giocatore che loro hanno fatto rientrare, spero che non lo utilizzino come il pedino di cambio, ma lo impieghino. Ecco, per concludere, rimaniamo sulla Juve con Dino Pompini, una domanda a Ilario Castagnar. Mister, buonasera. Buonasera. Una domanda diciamo sull'assegnazione di un gol, come è avvenuto in tanti campionati mondiali, dal 66 in Inghilterra per arrivare all'episodio più recente del gol non assegnato all'Ucraina, non convalidato, oppure il gol di Lampard negato all'Inghilterra contro la Germania nel mondiale sudafricano. La sintesi delle novità introdotte dalla FIFA nella nostra grafica, poi sentiremo Alessandro Antoniacci proprio sui particolari di questi sistemi, apparati che possono essere introdotti per le prossime competizioni ufficiali nei vari stadi in tutto il mondo. Allora, il sistema occhio di falco, ricostruzione con la riproposizione in 3D della perfetta posizione della palla, questo per far capire che possono essere utilizzate o telecamere o sensori, quindi con il microchip del pallone collegato all'orologio apposito dell'arbitro, e il sistema GoalRef, appunto un sistema studiato, sperimentato in Danimarca e in Germania, che potrebbe avere anche dei costi differenti dall'altro sistema. Alessandro Antoniacci per tutti i particolari, al di là poi del giudizio che esprimeremo sull'opportunità di questa introduzione tecnologica nel calcio. Allora, specifichiamo per gli amici a casa che la FIFA ha aperto a 3 possibilità, come abbiamo detto, le 2 elencate o gli arbitri in campo. Per quel che riguarda l'occhio di falco, come sappiamo già introdotto precedentemente in altri sport, quali il tennis per esempio, nel quale sta riscuotendo grande successo, ma solo in alcuni campi, è un impianto strutturato su 14 telecamere, 7 per porta, che si trovano dietro la porta, sulla rete di porta e immagini proiettate dall'alto, che possono ricostruire quella che è l'esatta posizione del pallone. Va specificato che non è sicura al 100%, paradossalmente neanche la tecnologia. Perché? Perché qualora la palla fosse coperta per più del 75% del suo volume, l'esito non sarebbe del tutto sicuro, neanche per quanto riguarda. Quindi c'è un piccolo dubbio, un piccolo margine che l'occhio di falco ci risolviamo veramente. Esatto. Per quanto riguarda il GoalRef, intelligente, ovvero un impianto basato su onde sensoriali che nel momento in cui la palla supera la linea di porta emanano un segnale audio e vibrato all'orologio dell'arbitro, che in quel caso chiaramente assegnerebbe il gol. Dovrebbe avere dei costi inferiori il GoalRef rispetto all'altro sistema? Si va dai 200.000 euro dell'introduzione del GoalRef rispetto ai 250 a società per quel che riguarda l'occhio di falco, ed è per questo che sono convinto che al 99% l'Italia sceglierà la strada degli arbitri di porta. Benissimo. Che ammonterebbero a 75.000 euro a società, cifra molto più abbordabile. Certo, se sono costi fissi, per esempio il costo relativo all'installazione, che rimane tale senza ulteriori spese per la manutenzione, penso che sia
comunque una spesa, no, ammortizzabilissima da parte delle società, se si aggirano intorno ai 160-200 mila euro per stadio, per impianto. Assolutamente. Mi sembra...